ti seghi e non lo dici. Buongiorno a tutti voi utenti di YouTube, da Leandro, il conoscitore italiano. Ebbene, oggi tratto con voi un argomento abbastanza delicato, un argomento vietato ai minori, ma utilizzerò un linguaggio educato, gentile e rispettoso. Prima di venire al dunque, però, troverete in basso a questo video un commento in evidenza mio dove vi chiedo di iscrivervi al canale di Dyer Morelli Hank. È uno youtuber abbastanza noto che si occupa di parlare dei comportamenti umani in una maniera abbastanza attenta, decisa e facendovi riscoprire un po' la psiche umana. Quindi è un canale straordinario, iscrivetevi se volete. Bene, tu caro ragazzo, caro uomo, secondo me ti seghi e non lo dici. Ora, la maggior parte degli uomini, dei ragazzi, praticano masturbazione, cioè si masturbano per aggiungere il piacere. Perché lo fanno? Perché? Perché ovviamente non hanno una ragazza, riscontrando delle difficoltà, oltre che oggettive, anche e soprattutto soggettive, si buttano a capofitto nell'utilizzare Ludovica, la mano amica, Bianca, la mano che mai si stanca, Monica, la mano supersonica, raggiungendo, cercando, ponendo il godimento come primo caposaldo elevato principale, e riescono effettivamente parlando a raggiungerlo. Grazie infatti a quella dolce, angelicata, piacevole mano, riescono a trovare quel piacere elevato che di fatto deve essere per forza di cose individuato. Ora, perché la maggior parte degli uomini, dei ragazzi, si segano e non lo dicono? Semplice, perché se una persona dicesse in giro io mi seguo e mi faccio le pippe, verrebbe visto come sfigato, cioè verrebbe visto come il povero coglione, il povero deficiente, il povero demente. Invece quasi tutti gli uomini e i ragazzi di oggi, del contemporaneo, del moderno, praticano masturbazione, si segano, si fanno, come si diceva alle medie, ai tempi miei, le simpatiche pugnette, come si dice a Bologna, le pippette, le pippe. Ora, non vergognatevi, cari ragazzi, cari uomini, di farvi le pippette. Perché? Perché non è un male, non è una cosa di cui non vantarsi, anzi, è un piacere, e se si raggiunge quel giusto, educato, gradevole piacere, è tanto di guadagnato, ve lo posso garantire. Ora, e ripeto ancora, sottolineo ora, facciamo passare l'ambulanza, che ogni momento, ogni istante passano le ambulanze. Che bel pappagallo che è passato ora, il bello della diretta, ragazzi, il bello della diretta. Va bene. Ora, c'è sempre questa difficoltà reale, autentica, ad ammettere di farsi le pugnette. Ammettetelo, ragazzi, cioè, che male c'è ad ammettere una caratteristica, un comportamento umano? Raga, siamo fatti di pelle e corpo, di corpo e anima e di spirito, ammesso e concesso che esista. Quindi farsi le pugnette non è un problema, non è una cosa di cui non vantarsi, non è una cosa di cui essere considerati come sfigati o sbagliati. È una cosa giusta, una cosa bella. Va bene? Godere il proprio corpo è la cosa più bella che esista. Molti ragazzini, anche da piccoli, per conoscere il proprio corpo, non rendendosi conto, scendono con le mani nel loro lato A, lo toccano, lo osservano e praticano atti masturbatori. Non è qualcosa di non vantarsi. Ora, quindi, chiudendo il mio ragionamento e video di oggi, vi dico: andate nei fieri se vi segate, non è un problema, fa bene, evitate di prendervi il tumore alla prostata, segarsi fa bene, masturbatevi più che potete, non è una cosa brutta, non è una cosa sbagliata, anche se ci sono molti personaggi clericali che dicono che sia un peccato, per me non è un peccato, è una cosa bella, quindi andate nei fieri, punto e a capo. Bene, iscrivetevi al mio canale YouTube, Conoscitore Italiano, iscrivetevi al canale Dyer Morelli Hank, che trovate nei commenti qui sotto. Ciao!